Prova convincente della Valdiano Volley maschile contro una diretta concorrente per il piazzamento al quinto posto dei playoff. Partita subito in salita per la compagine salese, che ha impiegato un po' di tempo per prendere le misure offensive contro un avversario già affrontato lo scorso anno e che ha iniziato la gara sbagliando poco e con molta efficienza in attacco. L'approccio iniziale alla partita non è stato sufficiente a contrastare i due attaccanti di banda più pericolosi. Il capitano e l'opposto infatti hanno messo in difficoltà nel primo set le traslocazioni a muro dei valdianesi, conquistando così il primo parziale con un 19-25. Resettato mentalmente il primo set, nel cambio campo sono stati affrontati velocemente gli errori commessi e le situazioni non affrontate con lucidità e freddezza. A partire dal secondo set e per tutto il terzo set i ragazzi si sono sciolti in attacco, hanno sbagliato meno in battuta cercando di colpire i punti deboli in ricezione dell'avversario ed hanno eseguito meglio le traslocazioni a muro, costringendo l'avversario a giocare molti pallonetti e palle piazzate, su alcune delle quali però la squadra valdianese non è stata reattiva in difesa. Il secondo e il terzo set così si sono chiusi a favore della Valdiano Volley con il risultato rispettivamente di 25-23 e 25-20. Nel quarto set è però sopraggiunta la stanchezza sia fisica che mentale, colpa anche del caldo percepito nel palazzingaro. Il set è iniziato in salita, dovendo recuperare a metà parziale ben 5 punti. Nonostante ciò, i cambi effettuati hanno permesso di recuperare il gap e passare in vantaggio di 6 punti. I ragazzi sono stati bravi e hanno portato a casa un risultato di 25-22. Ottima prova anche in questa partita di due under del settore giovanile, allenato da mister Antonio Lamanna. E da ultimo, fortissime le parole del mister Tommaso Esposito per caricare i suoi. Sabato saremo in trasferta a Salerno contro la capolista Pastena, compagine che non ha perso una partita né nel girone regolare né nei playoff e che ha già conquistato la matematica promozione in Serie D. Cercheremo, ha detto il mister, di scalare l'Everest.